Quando parliamo di adozione, spesso sembra che si parli di un argomento molto semplice, quasi matematico, nel senso due genitori, una coppia meglio ancora, decide di adottare un bambino, l'adotta e il problema è risolto. In realtà è un percorso che richiede un accompagnamento dal primo momento per tanti anni in pratica. Deborah, dottoressa Deborah, psicologa e psicoterapeuta, da anni segue queste situazioni. Ecco, mi piacerebbe moltissimo avere un'indicazione su come viene questo percorso di accompagnamento sia per i genitori che per i bambini. Io a Zorba collaboro dal 2006, proprio per quello che stavi dicendo tu prima, perché adottare richiede un percorso di crescita nella famiglia, nei bambini, nei genitori, per tutta la vita, in realtà. Molti pensano che la parte più importante sia l'inizio della costituzione della nascita della famiglia, ma in realtà non è soltanto questo. Richiede un'elaborazione proprio dei vissuti, della storia, sia nei genitori che nei bambini, per tutta la vita della famiglia adottiva. Quindi in quest'ottica, dal 2006 nell'associazione Zorba abbiamo costituito vari percorsi, alcuni dedicati ai bambini più piccoli con la psicomotricità, altri con i bambini in età adolescenziale che si incontrano qui in associazione con me una volta al mese sullo sviluppo della loro identità, aiutarli a elaborare la loro storia, e poi ci sono dei percorsi specifici per i genitori. Alcuni percorsi sono organizzati proprio con l'idea di aiutare i genitori nelle fasi più critiche della crescita dei figli, come può essere l'inserimento a scuola piuttosto che l'adolescenza. Un altro specifico è proprio su come raccontare al bambino la sua storia. È un percorso che si chiama della verità narrabile, con l'obiettivo di aiutare fin da subito le famiglie di nuova costituzione ad avvicinarsi al vissuto del bambino nel modo più adeguato possibile. E quindi, a partire dalle domande del bambino, i genitori cercano di accompagnare il bambino in quello che è proprio l'elaborazione della sua storia, partendo dal suo vissuto. Perché la cosa difficile non è tanto raccontare le informazioni che noi possiamo avere sul bambino, ma proprio aiutare a fare un'elaborazione di quello che è l'aspetto emotivo psicologico, no? Di che cosa ha significato per il bambino e per il genitore l'adozione. E tutti questi percorsi hanno proprio l'idea di aiutare i genitori e i bambini a compiere questo percorso, che non è scontato, che non è facile, e che può diventarlo se c'è un professionista che li accompagna a leggere, a capire quelle che possono essere le dinamiche che ci sono all'interno delle relazioni familiari, piuttosto che quello all'interno del bambino. Le difficoltà che spesso si incontrano nell'adozione non sono per incompetenza dei genitori adottivi, ma proprio perché è il bambino che mostra con la sua modalità, che può essere con i comportamenti o con delle reazioni emotive forti, quelli che sono i suoi vissuti, i suoi traumi. E se non il genitore, se non è aiutato a riconoscere questi segnali e a leggere, quindi a relazionarsi in modo adeguato, fa fatica a distinguere quelle che sono, no? le esigenze più biologiche, fisiologiche di un bambino da quelle che sono invece la manifestazione dei suoi bisogni, delle sue mancanze. Ecco, e guarda, questa entrata sul campo di Siena, sorpresa dalla porta, anticipa la domanda che ti volevo fare. Visto dall'esterno, ma poi trova conferma nelle parole che tu hai detto, esiste un vero percorso evolutivo negli anni
tra il neogenitore e il bambino, che si evolve anche all'interno dell'associazione. Per esempio, fate festa, seguite in continuazione le problematiche, se si creano problematiche familiari, e comunque mi sembra che ci sia veramente un gruppo consapevole, non tanto dei problemi degli altri, però che sia consapevole del fatto che insieme si crea una famiglia nuova, anche soltanto banalmente, nel darsi informazioni sul proprio vissuto. Certo, la sfida più grande della famiglia adottiva è quella di creare l'appartenenza, no? Sia nel bambino che nei genitori, al sistema adottivo. E l'associazione ha questa funzione più a livello sociale, creare un'appartenenza che sia non soltanto alla famiglia, ma anche a un gruppo più esteso, perché questa è una grossa risorsa che può aiutare sia i genitori che i ragazzi. Soprattutto nei momenti in difficoltà, perché riesci ad attingere, no? Per risorse appunto non soltanto alla tua famiglia, ma anche a un gruppo più grande. Zorba, non l'abbiamo ancora detto, non è un ente che facilita, da un punto di vista burocratico amministrativo, l'adozione. Viene dopo. È il vissuto dell'adozione in pratica, è il post-adozione. Zorba è un'associazione di genitori adottivi per la maggior parte e affidatari. La maggior parte delle coppie, delle famiglie che ruotano intorno all'associazione sono famiglie che hanno già adottato un bambino tramite servizio sociale con l'adozione nazionale piuttosto che l'ente attraverso l'adozione internazionale. Quindi nella maggior parte dei casi noi arriviamo dopo. Poi c'è una piccola percentuale anche di famiglie, di coppie che si avvicinano all'associazione che ancora non hanno adottato un bambino e quindi vengono qui proprio per avere delle informazioni e capire che cosa vuol dire realmente adottare un bambino. Sicuramente tutti i percorsi che seguo io come professionista sono invece più sul post-adozione, appunto per quello che dicevamo prima, perché la famiglia adottiva si trova comunque a dover fare a dover gestire delle difficoltà genitoriali che sono in più rispetto al nucleo, no, della famiglia biologica.